sono solo un dipendente dell'ente Maremma e non avevo nessuna intenzione di parlare, perché qui c'è il direttore che ha esposto molto bene come stanno le cose. Però vorrei dire qualcosa da maremmano, perché non si può ridurre la riforma agraria, non si può ridurre la riforma agraria a una cosa del genere. La riforma agraria ha grandi valori morali, etici, non è sorta soltanto per fare la bonifica. Io una volta vi racconto qualche episodio. L'intervento deve essere breve. Sì. In un intervento fatto a Rismessa ebbe a dire, lo ripeto qui, che il problema della riforma è un altro, molto preciso. Da che mondo in mondo la proprietà è sinonimo di potestà. Chi ha la proprietà ha la potestà, chi non ha la proprietà di potestà ne ha molto poca. A quei tempi la proprietà era solo la terra, oggi sono le azioni, ma il principio non cambia. Allora si trattava di togliere la proprietà alla potestà a chi ne era troppo e ne era sempre abusato, non soltanto usato ma anche abusato, e dare la proprietà e la potestà agli ultimi della terra, ai diseredati, a quelli che non hanno mai avuto niente, ai poveri braccianti agricoli maremmani. Io questa cosa l'ho risposta a Rispoiscia, e mentre la esponevo al sindaco, era finita a quei tempi di Ginanneschi, davanti a me c'avevo il parroco. Disse: ma reverendo, i braccianti agricoli, i terrazzieri agricoli sono sempre gli ultimi? E lui mi dice: sì, purtroppo, risposta sbagliata, reverendo, una volta sono primi. Lui mi domandò: e quando? Quando si tratta di andare a morire sul cazzo, o sulle lande della Russia, o sui monti della Grecia, diventano i primi, e i primi diventano ultimi, ma non per comandamento di nostro Signore, ma per ben altri motivi. La riforma agraria è anche questa, ha alcuni aspetti notevoli. Io ho partecipato quasi un minuto a un convegno dove parlava un consigliere regionale, che però non era esperto di cose dell'ente Maremma. Era un po' in difficoltà, arriva io, l'autista mi disse: meno male, arriva tu, e c'era uno che contestava, disse: ma senti, ma io te la posso fare una domanda a te? Mi dica, quando vuoi offendere a morte, dammi del tu, siamo maremmani, quando vuoi offendere a morte un tuo amico, dopo aver discusso, poi te mandi a quel paese, ma poi come gli dici un'offesa mortale, che sei imbecille, retino? E lui ti intendeva, te lo dico io come gli dici, sei un contadinaccio, perché essere contadino è un'offesa. Ecco, la riforma ha la pretesa di cambiare questi mezzi cittadini in cittadini veri come tutti gli altri. Perché dire sei un contadinaccio, sei un contadino, come si è detto per tanti anni, dimenticando che siamo tutti figli di contadini di prima o di seconda generazione, era un'offesa. Tra gli altri obiettivi della riforma agraria è quello di fare in modo che questi mezzi cittadini siano cittadini come tutti gli altri, anche loro abbiano le scuole, non siano per forza analfabeti. E ci siamo riusciti con i maestri itineranti, con le scuole, per cui se poi un figlio di un contadino vuole restare a fare l'imprenditore agricolo ci resta, altrimenti va a scuola come i nostri figli, come il tuo, e diventa dottore e medico. Infatti oggi voi sapete che molti medici illustri di Rosseto sono figli di contadini, anche Tonnelli, anche qualche primario, sì, il più importante è il figlio di un contadino. Smetto, se no a noi. Grazie. Però la riforma agraria non è